i Sumeri e le Ziggurat. Quest'anno lo studio della storia ci sta affascinando molto. La prima civiltà che abbiamo studiato è stata quella dei Sumeri, un popolo che intorno al 4000 a.C. si stabilì nella terra di Sumer, una zona situata nella parte più bassa della Mesopotamia, la pianura compresa fra i fiumi Tigri ed Eufrate. I Sumeri sfruttarono i vantaggi offerti dai fiumi, cioè la possibilità di avere acqua per bere e per irrigare. Furono però anche molto bravi a risolvere i problemi che i fiumi causavano. A volte infatti l'acqua straripava dai fiumi e inondava i terreni danneggiando i campi e le abitazioni. I Sumeri costruirono argini per impedire all'acqua di uscire dal letto del fiume. Dighe e canali per governare l'acqua e portarla dove volevano loro. I Sumeri non costruirono un unico stato, ma tante città-stato, ciascuna con le proprie leggi, con un proprio esercito e un proprio re. Le più importanti città-stato furono Ur, Uruk e Lagash. Ogni città veniva fortificata con alte mura di mattoni per difendersi dagli attacchi delle città nemiche. Al centro della città l'edificio più importante era la Ziggurat. Si tratta di una specie di alta piramide a gradoni, costruita interamente in mattoni. I mattoni venivano fabbricati con l'argilla, un materiale fangoso diffuso vicino alle foci dei fiumi. L'argilla, impastata con l'acqua, veniva messa dentro degli stampi rettangolari, poi veniva fatta asciugare al sole e così venivano fabbricati i mattoni. All'esterno la Ziggurat veniva rivestita di bitume, una miscela di liquidi scura e densa che si trovava in alcune pozze nel terreno. Il bitume proteggeva la costruzione dall'umidità. La Ziggurat aveva molte funzioni. Nella parte più bassa c'erano i magazzini, dove venivano conservate le scorte di cereali e le armi. I piani superiori ospitavano la scuola. Più in alto c'era il tempio dedicato alla divinità protettrice della città. Nel tempio di giorno i sacerdoti celebravano le funzioni religiose, mentre di notte osservavano il cielo, perché i sacerdoti sumeri erano anche ottimi astronomi. Noi ci siamo divertiti a costruire delle Ziggurat utilizzando materiali vari. Io ho usato del DAS per costruire la mia Ziggurat, poi ho colorato tutto con i colori a tempera. Noi abbiamo preferito utilizzare i mattoncini Lego. E ci siamo divertiti molto. La maggior parte di noi ha riciclato vecchie scatole di cartone che sono state colorate, decorate, rivestite di cartoncino o altro materiale. Qualcuno di noi ha utilizzato anche del polistirolo per costruire la struttura della Ziggurat. Abbiamo lavorato da soli o in coppia. Preziosa è stata la collaborazione dei nostri genitori. È stata davvero una bella esperienza che ci ha molto entusiasmato. Al di là del risultato ottenuto, ci siamo molto divertiti a progettare e a costruire.
Ciascuno di noi è stato molto fiero di mostrare alla classe il proprio lavoro. La nostra aula in breve si è riempita di tante zigurette diverse. La mia zigurat è quella più grande di tutte. All'esterno ci sono delle scale centrali che venivano usate solo dai sacerdoti, invece quelle laterali venivano usate dagli altri. In basso ho realizzato i magazzini. Dentro ci sono le scorte di cibo. Negli anni in cui i campi non producevano cibo a sufficienza, i sacerdoti distribuivano gratuitamente il cibo alla popolazione. Nei magazzini erano conservate anche le armi. In questo contenitore ci sono infatti archi e frecce. Nel piano superiore c'era la scuola, dove gli scribi imparavano a leggere e a scrivere sulle tavolette di argilla. La scuola veniva chiamata infatti Casa delle Tavolette o Edubba. Il tempio si trovava in alto. Nel tempio i sacerdoti e le sacerdotesse pregavano gli dèi. I Sumeri infatti erano politeisti, cioè adoravano tanti dei, Anu, Enki, Inanna. Ancora più in alto c'era l'osservatorio che serviva ai sacerdoti per osservare il movimento degli astri. Un altro aspetto della civiltà sumera che ci ha colpito molto è stata la scrittura. Infatti furono proprio i Sumeri a inventare la scrittura intorno al 3100 a.C. Questa invenzione è stata così importante nella storia dell'uomo da segnare la fine della preistoria e l'inizio della storia. Abbiamo provato a riprodurre i caratteri cuneiformi su delle tavolette di DAS e non è stato per nulla facile. Abbiamo capito quanto fosse difficile per uno scolaro sumero imparare a leggere e a scrivere. Dovevano imparare a memoria centinaia di segni e riprodurli in bella scrittura sotto lo sguardo vigile degli insegnanti, chiamati fratelli maggiori, e degli addetti alla frusta. Su una tavoletta è stato ritrovato il racconto della tipica giornata di uno scolaro sumero. Nella tavoletta si legge: mi alzavo presto la mattina, mi volgevo a mia madre e le dicevo: dammi la colazione, devo andare a scuola. Mia madre mi dava due focacce e io uscivo. Mia madre mi dava due focacce e io andavo a scuola. A scuola l'incaricato della puntualità diceva: perché sei arrivato in ritardo? Io ero impaurito e il cuore mi batteva. Entravo davanti al mio maestro e facevo l'inchino. Il mio direttore leggeva la mia tavoletta. Diceva: ci manca qualcosa. Mi bastonava. L'incaricato del silenzio diceva: perché parlavi senza permesso? Mi bastonava. L'incaricato della condotta diceva: perché ti sei alzato senza permesso? Mi bastonava. L'incaricato della frusta diceva: perché hai preso questo senza permesso? Mi bastonava. L'incaricato di sumerico diceva: perché non hai parlato in sumerico? Mi bastonava. Il mio maestro diceva: la tua mano non è buona,
e mi bastonava. Poveri ragazzi, che brutta vita la loro! Noi siamo molto più fortunati perché possiamo imparare divertendoci. Come con il lavoro che vi abbiamo appena presentato. Grazie a tutti per l'attenzione. Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni. Classe quarta A. E classe quarta B.